On the move la legione, zero discriminazione. Se si parte dal concetto di uno stato protettore, dimenticare le tue storie, cacciare noie, uscire dalle scuole per cercare la tua professione, per non stare altrove, per pensare dove, girovagare e camminare senza direzione. Puoi sentirsi male, poiché non è normale che lo straniero. Noi oggi siamo qui per manifestare contro la riapertura, ogni ipotesi di riapertura dei CIE di Via Mattei, anche sotto forma di CARA o centro per un'accoglienza che si è già mostrata fallimentare altrove. Siamo qui per chiedere che siano chiusi tutti i centri di detenzione per migranti in Italia, in Europa e altrove. Siamo qui anche per ribadire la nostra contrarietà alla legge Bossi-Fini, a partire dal legame tra il permesso di soggiorno e il contratto di lavoro. La città che conosciamo noi, che è quella che scende in piazza, è quella dei migranti e delle migranti che ogni settimana devono andare a rivolgersi alla questura, alla prefettura per la gestione dei loro documenti, credo che sia contenta per la chiusura del CIE, ma non molto interessata al dibattito sulla destinazione di questi edifici. Il Comune di Bologna dovrebbe sapere, e anche chi si dichiara entusiasta, che come funzionano i centri d'accoglienza, come funzionano i CARA. Dovrebbe sapere anche banalmente, leggendo le cronache, delle tantissime rivolte che i migranti e le migranti hanno messo in pratica in questi centri, che regolarmente finiscono per essere ulteriori luoghi di reclusione e di privazione della libertà. Noi pensiamo che le uniche politiche da fare siano sottrarre il tema dell'accoglienza a ogni logica emergenziale e sottrarre le politiche dell'immigrazione ad ogni logica che abbia al centro la considerazione dei migranti come forza da lavoro da sfruttare. Per questo noi diciamo che sicuramente cogliamo come un dato positivo la non riapertura del CIE di Via Mattei, anche se vogliamo vedere alla fine se saranno mantenute tutte queste promesse, ma questa lotta non si ferma qui, i CIE rimangono in altre città e i problemi legati alla gestione dei permessi di soggiorno e alle lotte dei migranti in questa città rimangono, e la voce dei migranti si è fatta sentire forte dalle cooperative al primo marzo in piazza, alle proteste dei facchini della logistica, per cui io penso che nonostante il tentativo di mettere un po', di placare un po' probabilmente prima di questa giornata l'opinione pubblica e l'attenzione, i motivi per essere in piazza ci siano tutti e siano anzi confermate dal fatto che i CIE possano riaprire. Non è la prima volta che siamo scesi in piazza, l'abbiamo fatta tante volte per chiedere diritti ai migranti, e questa volta siamo qua per dire no all'apertura dei CIE, che per noi è una forma di discriminazione mettere una persona per nessun reato. Il suo peccato che ha fatto, che lui è nato in un paese povero, è la colpa della povertà, non è la colpa sua che viene qua. Se viene qua un immigrato, sicuramente per un futuro migliore, per dare di più di sé, come vediamo anche gli immigrati qua, che è una forza per questo paese, anche per una richiesta. Vediamo anche nel territorio qua bolognese, ci sono molti, molti immigrati che lavorano nella logistica, all'aeroporto. Chiedo, qua ci sono anche i lavoratori, in che misura? Perché ci sono pure i lavoratori della logistica qua oggi? Beh, i lavoratori della logistica sono diventati proprio il simbolo della lotta qua a Bologna. Sono lavoratori, in maggior parte sono stranieri. E sono qua anzi per fare vedere che loro sono, diciamo, sono qua a Bologna e per chiedere loro diritti anche come lavoratori della logistica. Abbiamo visto anche il caso della Granarolo, dove hanno licenziato 50 persone senza nessun motivo, perché hanno fatto un sciopero. I CIE rappresentano luoghi di detenzione dove vengono davvero negati la dignità e la libertà delle persone per aver soltanto commesso l'unico reato amministrativo di non avere un permesso di soggiorno, e noi riteniamo che questi luoghi sono davvero una vergogna per una città come Bologna. Ecco perché tutti quanti ci stiamo mobilitando per dire no ai CIE, no anche a alternativi come il CARA o altro. Non li vogliamo questi luoghi a Bologna, che è... Secondo la città
Ma secondo noi la città di Bologna accoglie i migranti in malo modo, nel senso che i migranti dovrebbero avere la possibilità comunque di avere la loro libertà in questo paese, di avere un'accoglienza dignitosa, perché tutti coloro che migrano non è che migrano perché vengono dalla fame, migrano per cambiare la loro condizione di vita, per migliorare la loro vita, per avere un futuro migliore. Quindi le città d'accoglienza dovrebbero essere davvero molto più garantite, molto più aperti a dare spazio, possibilità e prospettive anche di integrazione per questi migranti. Tremi infreddolito dal problema, stringi i denti, con un futuro che riserva ciò che non ti aspetti. Cambiano legge, governi, presidenti, ma qui gli inverni sono sempre più freddi. Tremi infreddolito dal problema, stringi i denti, con un futuro che riserva ciò che non ti aspetti.